15 settembre del 1965, durante la quarta e ultima sessione del Concilio Vaticano II, Papa Paolo VI fa annunciare l'istituzione in perpetuo del Sinodo dei Vescovi, stabilita con il motu proprio Apostolica Sollicitudo. 50 anni dopo, nel corso della 27esima Assemblea Sinodale, Papa Francesco presiede in Aula Paolo VI la commemorazione dell'evento, introdotta e animata dalle voci dei bambini del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna. Con la decisione di Papa Montini, ricordano i cardinali Lorenzo Baldisseri, segretario del Sinodo, e Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna, che intervengono prima del Papa, la collegialità può esprimersi in modo concreto. L'istituzione del Sinodo, conferma Papa Francesco aprendo il suo intenso e articolato discorso, costituisce una delle eredità più preziose del Concilio. Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa nel terzo millennio. Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola sinodo. Camminare insieme, laici, pastori, vescovo di Roma. È un concetto facile da esprimere a parole, ma non così facile da mettere in pratica. Il primo passo è ascoltare il popolo di Dio. Per questo, ricorda il Papa, ho auspicato che venisse consultato nella preparazione del duplice appuntamento sinodale sulla famiglia. Anche se una consultazione del genere, aggiunge, non potrebbe bastare per ascoltare il sensus fidei del popolo di Dio. Ma come sarebbe stato possibile parlare di famiglia senza interpellare le famiglie, ascoltando le loro gioie e le loro speranze, i loro dolori e le loro angosce? Una chiesa sinodale è una chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare è più che sentire. Attraverso i padri sinodali, i vescovi agiscono come autentici custodi, interpreti e testimoni della fede di tutta la Chiesa, che devono saper attentamente distinguere dai flussi spesso mutevoli dell'opinione pubblica. Dopo aver ascoltato i pastori, prosegue il Papa, il cammino sinodale culmina nell'ascolto del Vescovo di Roma, chiamato a pronunciarsi come pastore e dottore di tutti i cristiani. Ma il ruolo di Pietro, ribadisce, rimane quello di garanzia dell'unità. Chiesa e sinodo sono sinonimi, spiega, e nessuno al suo interno può essere elevato al di sopra degli altri. Al contrario, nella Chiesa è necessario che qualcuno si abbassi per mettersi al servizio dei fratelli lungo il cammino. In questo orizzonte, lo stesso successore di Pietro, altri non è che il servo dei servi di Dio. Così il Sinodo dei Vescovi diventa la più evidente manifestazione di un dinamismo di comunione che deve ispirare la Chiesa e che si manifesta anche nelle conferenze episcopali. Siamo a metà cammino, a parte del cammino. In una Chiesa sinodale, come ho già affermato, non è opportuno che il Papa sostituisca gli episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la necessità di procedere in una salutare decentralizzazione. Questo impegno a edificare una Chiesa sinodale è ricco di implicazioni ecumeniche, conclude Papa Francesco, richiamando Giovanni Paolo II quando poneva l'urgenza di una conversione del papato. In una Chiesa sinodale anche l'esercizio del primato petrino potrà ricevere maggior luce. Per un papa che non sta da solo al di sopra della Chiesa, ma come vescovo tra i vescovi. Chiamato a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell'amore tutte le Chiese.